Stamattina avevo messo uno short a 17.039 con un target a 16.979 che ha appena preso. Quindi il problema adesso è che purtroppo la distanza è siderale, dato che il DAX ha delle escursioni molto piccole, non perché voglio trovare una scusa a imbrogliare, no? Quindi perché avete visto l'operazione che ho messo. Quindi quello che volevo fare effettivamente è aggiustare un po' il tiro. Quindi vado a cambiare solamente il punto d'ingresso, non cambio la direzione e metto un target un po' più ambizioso a questo punto perché se la volatilità rimane questa si può fare. Allora, ho cambiato i valori, quindi sempre short sul DAX, non cambio ovviamente la direzione. L'ingresso l'ho messo a 17.011 perché mi aspetto un pullback nelle prossime ore, con uno stop loss a 17.060 e il target l'abbiamo messo a 16.930. L'operazione short era molto chiara già dalle chiusure di ieri e stamane mi aspettavo che il DAX riuscisse a spingersi almeno una cinquantina di punti al ribasso. Purtroppo è partito un'ora fa e quindi ho messo dei valori leggermente più bassi per cercare di entrare perché è un intraday, ecco, non vado a farlo multiday con il dato inflazione davanti, non possiamo lasciare un operazione multiday, quindi vediamo se riesco a rientrare. Ultimamente sono un po' sfortunato perché le operazioni sono giuste, ma non mi prendono gli ingressi per 20-30 punti oppure me li prendono prima della trasmissione, quindi devo un attimino trovare una quadratura. Sono molto molto sfortunato, eh. Soprattutto l'operazione della scorsa settimana, e poi ne parliamo dopo.